Amici del cuore tessellato, ben ritrovati e buon 2022 a tutti. Motocross My Passion, prima puntata della stagione 2022, non potevamo partire se non alla grande col Monster Energy Supercross appunto 2022. Campionato di Supercross che verterà su 17 gare da gennaio fino a maggio. Avrò due ospiti molto graditi in trasmissione per fare la chiusa su quello che è successo appunto ad Anaheim 1, al primo round del Supercross, Lorenzo Camporese ed Enrico Tomasin. Ma partiamo subito con le immagini per vedere e commentare insieme a voi quello che è successo nella 450. Partenza veramente a razzo da parte di Ken Roczen e Chase Sexton, Honda HRC, Adam Sansarullo che purtroppo dovrà fare i conti con il dolore per l'infortunio subito durante i test privati. Justin Barcia quarto. Partenza un po' a rilento per Ferrandis e tutti gli altri. Vediamo appunto Chase Sexton che va a insidiare Ken Roczen che dovrà rintuzzare appunto gli attacchi del compagno di squadra. Nessun timore reverenziale da parte di Chase Sexton, ma purtroppo il fatto di essere caricato a molla lo porterà al primo errore di gara e qua lo vediamo appunto infrangersi contro le protezioni a bordo pista. Ken Roczen non solo fa dire due volte e conduce la gara dall'inizio alla fine. Adam Sansarullo che dovrà vedersela appunto con Chase Sexton con il suo secondo errore di gara che non lo porterà oltre il quinto posto finale. Cooper Webb, Marvin Musquin, abbiamo visto Malcolm Stewart che ha dovuto tagliare la pista appunto con l'incidente di Sexton. L'entrata di Marvin Musquin su Malcolm Stewart purtroppo lascerà un pochettino di tensione da parte dei due piloti fino alla fine, che avranno a che dire appunto a fine gara. Qua Jason Anderson passa Justin Barcia che non si farà attendere per questo block pass deciso e purtroppo Jason Anderson cade e dovrà comunque recuperare. Grande gara da parte di Ken Roczen che vince il primo round alla grande merito anche a una moto perfettamente messa a punto da Honda HRC. Un Cooper Webb che finisce secondo e inizia il campionato nel migliore dei modi, Justin Barcia terzo, Marvin Musquin quarto, Chase Sexton quinto, Eli Tomac sesto, non visto benissimo appunto sulla Yamaha, ma lo vedremo sicuramente protagonista delle prossime gare. Malcolm Stewart settimo, Joe Savage ben ritrovato, ottavo, Aaron Plessinger nono e Jason Anderson terzo. Ma vediamo e continuiamo nell'excursus con il main event appunto della 250 che vedrà non pochi problemi per molti piloti. Primo fra tutti lo vedremo nella Heat 1, Kurt Nichols che esce velocissimo dalla curva e purtroppo sbaglia il tempo sulle UPS e lo porteranno ad avere un infortunio che sicuramente lo porterà fino a fine stagione con la frattura delle due mani. Ma partiamo col main event, vediamo una partenza diciamo anomala da parte di Joe Shimoda e di un altro pilota che rimangono incastrati nel cancelletto di partenza. Qua rivediamo appunto il problema avuto dai due piloti. Cosa dire, nella 250 un grande Christian Craig, 31 anni, veterano appunto di questa classe, che porta la vittoria sopra un set Unmaker sulla Kawasaki al secondo posto. Hunter Lawrence, che anche lui commette qualche errore, però riesce a concludere a podio. Grande rimonta appunto da parte dell'altro pilota Honda HRC, come è avvenuto in 4.50.
Manca la partenza Jet Lawrence, che ha avuto un incidente appunto nei test privati con la frattura di alcune costole. Un grande Vince Freese, che torna nella 250, conclude al quinto posto dopo aver condotto buona parte della gara. Michael Mosman sesto con la Gas Gas, esordio da parte di Gas Gas in questa categoria, e Josh Imoda che conclude al settimo posto dopo una rimonta veramente complicata, perché era partito dal 22esimo posto appunto in partenza. Cosa dire, grande gara, grande effort da parte di tutti i piloti. Alcuni sono rimasti abbottonati appunto durante il primo round, altri hanno avuto qualche problema di troppo durante la gara, ma vediamo l'esaltante Christian Craig, che si merita veramente completamente questo primo round della 250 Costa West, ricordiamolo. E un grande Josh Imoda che comunque finisce settimo, e uno dei miei preferiti a livello di stile di guida. Per cui cosa dire, grande campionato, ci sono 17 gare, noi le seguiremo completamente con Motocross My Passion grazie alla Feld Entertainment. Per cui seguiteci numerosi e vedremo come andrà a finire questo campionato, che si preannuncia veramente stellare e con grandi fuochi d'artificio. Adesso vi lascio alle interviste appunto di Luca Camporese e Enrico Tomasin per fare la chiusa. Io vi ringrazio per la collaborazione e spero di vedervi appunto settimana prossima col secondo round del Monster Energy Supercross 2022 a Oakland. Per cui un grande saluto e vi lascio alle interviste. Buona visione! Ed eccoci qui con Lorenzo Camporese, Big Nano. Ciao. Ciao Lorenzo, come stai? Molto bene, grazie. Tu? Molto bene. Molto bene, grande rammarico, lo sai, ce lo siamo detti fuori onda, il rammarico è quello di non vederti al via, diciamo, della partenza del campionato Supercross 2022. Purtroppo la situazione è questa per il momento, poi vedremo strada facendo che cosa salterà fuori. Lorenzo, prima gara del 2022. Grandi gare, ma soprattutto, come si diceva, con la presenza di un pubblico fantastico, per cui sì, vedere sì. Uno stadio pieno così veramente riempie il cuore. Veramente, veramente interessante vedere come gli Stati Uniti convivano con questa cosa che stiamo vivendo noi tutti, senza tanti limiti mentali che ci stiamo ponendo, soprattutto noi qui in Italia. E comunque, tornando alle gare, penso che tutti i piloti siano stati contenti di questo pubblico, di questo stadio pieno, perché è un boomerang, no? Una volta lanciato è un ritorno con gli sponsor, con la gente, se ne parla, va in TV, è show, cioè è un bel modo di vivere il nostro sport. È uno spettacolo, perché il Supercross, come il Motocross, per l'amor del cielo, senza nulla togliere vari campionati, certo, è spettacolo, è adrenalina. Anche gente che non è mai andata in moto, quando si trova nel mezzo di questa confusione, tra virgolette, è una cosa veramente magnifica. Mi vengono i brividi solamente a parlare. L'anno scorso eravamo in diretta appunto da subito con te, ma lasciamo le lacrime un attimino da parte, entriamo a bomba in questa 250 che ha visto molti protagonisti, anche nuovi, comportarsi veramente bene. Come hai vissuto la gara della 250, che è la tua categoria? Come sempre il livello è alto, ogni anno è sempre più alto, vanno tutti veloci, soprattutto la West Coast a mio avviso è una delle più impegnative rispetto alle due, ovviamente. Io ho visto tutti abbastanza in difficoltà come prima gara, abbiamo visto un Cole Nichols fare un errore che gli è costato la stagione, questo vuol dire che comunque la pista metteva a prova tutti quanti.
L'abbiamo visto anche nei 4,50 a livello alto, in 2,5 anche, in 4,5 di più ancora, però come sempre c'è dello spettacolo incredibile, non se ne fanno mancare. Dispiace vedere appunto gli incidenti come a Nichols, che era un pretendente al titolo sicuro in sella alla Yama. Purtroppo si è fratturato tutte e due le mani, per cui dovrà essere operato e ci sarà un periodo di riabilitazione, penso io, lungo. È lungo, sì. Anche perché quella sezione di Oops, che chiamarle Oops mi sembra riduttivo, per me erano dei salti, per cui io personalmente ne avrei fatti uno alla volta con difficoltà. Questi invece vanno dentro, abbiamo visto nella 4,50 addirittura 2 a 2 li saltavano fuori, col 2,50 un pochettino più difficile. Infatti abbiamo visto la differenza di un Craig che entrava ai 200 all'ora, un Craig che è sempre stato uno Mamma specialista mia. delle hoops, e l'abbiamo visto guadagnare tanti tanti metri. Eh sì. Sì. Poi abbiamo visto anche nomi nuovi o semi nuovi, diciamo, usati sicuri. Ecco, come li chiamo io, Hamaker, che ha fatto una bellissima gara in sella alla Kawasaki. Poi, tra parentesi, nei primi tre posti ci sono tre moto differenti e questo Certo. fa sì di aumentare un pochettino anche l'adrenalina e l'interesse da parte di tutti. Beh, ricordi comunque che l'anno scorso a Hamaker, come si dice, è stato Rookie of the Year, ha vinto una gara, insomma, Sì. andava forte anche l'anno scorso. Te lo posso garantire che lo beccavo in allenamento e dicevo, Madonna, questo come va forte. No, anche perché sono nomi che non rimangono tanto in mente, anche perché per molti sono difficili da pronunciare, per cui. Ma sai che è una piccola storia, no? Funny story, come direbbero in America. Le prime volte che andavamo a girare c'era anche, si chiama Seth Hamaker, e girava un pelo più piano di me. Le prime volte che andavamo a girare, lui aveva appena iniziato da un infortunio, se non sbaglio, o era il primo anno da Supercross, non vorrei dire una cavolata. E dopo io dicevo, cavolo, ma non va tanto forte questo qui, non è ufficiale, dico, ma non... E poi a un certo punto, sai, a forza di andare a girare, ragazzo, si è preso e girava 2-3 secondi più forte di me, però ho sempre detto, non mi sembra che sia chissà cosa. E Invece, invece vedi, ragazzi... ma questo qua fa parte della crescita dei piloti che da un momento all'altro dici, ma che cos'è che gli è cambiato Gli è cambiato a che c'ha livello meno forza fisico, a livello di fare. mentale, ovviamente, poi con la Kawasaki giusta di un team, Ma sì, è tutto cosa... l'insieme, lo sai anche tu, che se il pilota ha le buone qualità e intorno a lui c'è un involucro, no? Dove Certo. viene portato all'estremo, ci può arrivare. Non dico chiunque, perché ci vuole una base di talento sicuramente importante, però l'abbiamo visto con Cairoli ancora tanti tanti anni Eh fa, sì, che nel vero. posto sbagliato non sarebbe stato il Cairoli che conosciamo. Eh sì. Grande debutto da parte della nuova Honda 250 2022, ma quello che mi ha impressionato più di tutti è Vince Freese, che ha fatto un passo indietro, partito in testa, ha condotto la gara per tantissimi giri, poi chiaramente magari un po' di stanchezza, un po' di perdita di concentrazione. È andato Secondo fortissimo. me Vince Freeze andrà a vincere una gara prima o Eh poi, sì. prima della fine andrà a vincere, perché il ragazzo parte sempre davanti, che con 4,50 ci ha abituato sempre a delle belle partenze, un po' l'Alessi di nuovi tempi. Dei vecchi tempi. Sì, no, lui è il 2.0 che parte avanti, sta lì, e poi lascia spazio agli altri. Chissà se veramente ha rallentato lui o sono andati più forti gli altri, perché secondo Non me a quei so. livelli lì non rallenti poi di tanto. No, E c'è da non dire ho comunque visto il cronologico dei tempi, ma è una cosa che farò che. sicuramente Perché tante volte, la sai, si dice prossima volta. ha rallentato. Ma ci sono tante volte dove anch'io dico, cavolo, ma ho rallentato, che da metà in poi la gente mi passava, invece no, erano loro che andavano più forte. Grande Lorenzo, Cioè, succedeva anche a me, no? A un certo punto dicevo, oh, ma cavolo, ma a me non sembra di andare più piano. Poi guardavo la cronologia e erano gli altri che spingevano. è quello il problema. È il problema quando sei in gara, no? Quando ti passano e dici: ma cavoli, sto rallentando, ma io sono a manetta e non riesco a fare di più. E gli altri invece guadagnano terreno.
Hunter Lawrence, appunto, che ha perso, diciamo, il fratello dovuto a un incidente in allenamento, si è rotto alcune costole e farà la costa est. Forse ci si aspettava un po' di più da lui, però una partenza un pochettino rallentatore. Io l'ho visto bene, ma come se fosse sul ghiaccio, no? Che avesse paura di andare addosso, che avesse paura di difendersi, cioè un po', sai... Prima gara, sì, prima gara del campionato è meglio stare lontano dai guai. Poi però intanto è andato per terra. E infatti... Merch Banks, anche lui, grande gara, sempre in sella alla Yamaha, piloti che magari fino all'anno scorso sì, vedevamo veloci, tu hai avuto modo di girare anche con lui, è un altro... È stato tagliato fuori il gas ufficiale, adesso mi sfugge il nome... Del team. Cosa? No, che era stato tagliato fuori da Gas Gas. Ha vinto la IT di qualifica e poi cos'è caduto in partenza o è stato sul cancello, non mi ricordo. Lo vedremo anche lui, parla delle belle gare, vedrai. Dall'anno scorso era molto veloce. Grande debutto da parte di Gas Gas con Mosman. Lui, parlavo di Mosman, sì. Ah, ok, no, io parlavo di Merch Banks prima, per cui ci siamo incastrati con... perché siamo talmente... Tu sei talmente veloce che eri già avanti, mi hai già doppiato. Joshi Moda è il pilota che a livello di guida mi piace tantissimo, si è incastrato sotto il cancelletto, ha fatto una partenza disastrosa. Ha fatto già l'anno scorso, lo dicevamo. E ha fatto questa partenza qua, ma ha fatto un recupero fino al settimo posto, veramente da grande. Kawasaki Pro Circuit, per cui è un team sicuro quello, mi piacerebbe vedere il Big Nano su una moto così. Mannaggia. E poi ce ne sono tanti, Turi anche. Che Turi, se non sbaglio, faceva la 4,50 l'anno scorso. No. Allora, lui è tedesco, è mio amico, faceva la 4,50 in Europa. E poi è andato da Club MX e ha corso l'anno scorso la 2,50. Ma lo dava in 4,50? Adesso mi confondo perché, io. Perché ha fatto... No, ti ricordi giusto, perché ha fatto... 4,64, me lo ricordo, perché utilizza... Un numero. Non è il mio numero, ma è il mio numero. Ha fatto Orlando... Sai, ti ricordi che c'erano le doppie date? Ha fatto Orlando come ultima della East in 4,5 per abituarsi alla prima della West, che sarebbe stato poi il martedì, mercoledì. Quindi l'hai visto correre con me, però era in 4,50. Grandi tutti, il livello chiaramente ogni anno si alza, io non so dove andremo a finire. Anche Sur è nono. Insomma, nella top 10 non è semplice. Poi in una classe dove hanno il coltello tra i denti, cosa dire? Craig ha vinto il main event alla grande con una velocità veramente spaziale e ricordiamoci che ha 36 anni, se non sbaglio. No, così tanto. 35. Sto sbagliando tutto. Secondo me ne ha una trentina, non 36. Trentina. Ah, è del 91. Quindi più o meno. 91 più o meno, insomma. E non ne ha 36. Ne ha 31. Cosa dire? 2,50. Hai visto qualche evoluzione tecnica a distanza o a parte i meccanismi, quelli di raffreddamento? Lo sai che adesso vanno... Io ho visto la pompa dell'acqua elettronica lì. Sì. Ma c'era già l'anno scorso, quindi sì. Non è una novità per me, l'ho già vista. Cosa dire? La pista era impegnativa, dagli spalti non si vede, ma c'erano di quei canali. Ho visto alcune foto degli insight, sono andato a spulciare un po' di foto dei miei amichetti che mi mandano, così c'erano di quei canali. Porca troia! Sì,
Come si suol dire, è proprio così, cioè pista difficile che si è canalata molto, anche perché nei giorni precedenti c'era stata nebbia Sì, è che vero, comunque. aveva piovuto, insomma, non è facile anche nella scelta delle gomme. Non parliamo mai delle gomme. Pensi che sia, da come la vedi tu, da pilota di Supercross, una scelta che può fare la differenza? No. Grande oppure rimane. No, no. Secondo me non è tanto la scelta del tipo di copertone, cioè il taglio. Sì, Cioè in pista, per quanto è la carcasse. differenza, sì, c'è Dunlop e Dunlop ti dice che cosa montare, cioè ti dice in base a questo terreno qua monta questo. La differenza la può fare se hai accesso ai copertoni con una mescola ufficiale oppure no. Però anche Sì. lì ricordiamoci che sono 1, 2, 3% di differenza su un 100% di cui Sì, l'80% sì, sì, sì. fa sempre stare la stessa Non è cosa. una cosa forse determinante, Esatto. anche se io penso un pochettino il contrario, ti dirò. Diciamo che è tutto un insieme, tutto un insieme. Se tu hai accesso a determinate cose, puoi allenarti in una certa Certo. determinata maniera, allenandoti in una determinata maniera, arrivano determinati Certo. risultati. Con determinati risultati, continui ad avere una serie di cose privilegiate, però di base deve esserci Sì, sempre sì, il sì, sì. pilota, che non è che se magari ragazzi No, della non è, Brisco non la sono mette cose che inventi la all'ultimo minuto, ma no, le collaudi precedentemente. certo. 4,50, grande vittoria di Roczen che ha ballato e danzato per tutto il tempo su questa pista veramente tosta. Fortunato che Sexton ha fatto Eh sì. l'erturaccio, ma secondo me vinceva Sexton. Tutti siamo di quella. Infatti è stato molto onesto Roczen che alla fine ha detto: non me l'aspettavo, è stato veramente un regalo che è arrivato dal cielo, però grande impegno, grande guida. Come guida Non succede Roczen? per sbaglio, eh. Non succede per No, sbaglio. assolutamente no. Abbiamo visto Cooper Webb secondo, grande calma e Ah, ma vince lui, eh. Già con l'occhio ben agganciato al campionato, L'anno perché ha scorso fatto un recupero, è andato in crescendo. la prima gara ha fatto nono. Eh sì. Quest'anno parte secondo, ragazzi. Botte da Orbi, Però stiamo botte a da vedere Orbi. perché ha cambiato allenatore, eh. Non si allena più con Aldon Baker, Baker. quindi vediamo, vediamo. Justin Barcia che comunque si conferma, la prima va sempre molto bene, grande guida, grande pilota, simpaticissimo, con un carisma veramente superiore a tutti gli altri, insieme a Plessinger. Sì, è Sono i due piloti che mi piacciono di più perché sono proprio. vero, Plessinger forse ancora una punta di più perché è proprio un redneck, cioè. è vero, è vero. Al suo stile ben affermato. Sì. Per cui bravissimo Justin Barcia con la Gasgas. C'è stato un piccolo scambio di tweet tra e l'ombre, no? Tra Jason Anderson Anderson. e non so se l'hai visto. Sì. Gli ha detto: comprami una felpa del mio Team merchandising Fried. che mi hai buttato per terra. Come Barcia l'ha comprata, eh? Sì, L'ha non l'ho visto comprata quello. e gli ha detto: mi raccomando, digli a quelli delle spedizioni di mandarmela veloce che me la metto a Oakland. No, bello, bello vedere questa sportività. Se le danno di santa ragione in pista, però fuori sono dei grandi. Sì, Marvin però vedi, Musquin. questa è una piccola cosa che si potrebbe fare un po' riflettere ai nostri amici che ci guardano. Nonostante tutti si giocano il campionato, il podio, e parliamo, come ben sai, no, meglio di me, un podio arrivano dei bonus di economici Certo. non da poco, beh, Importanti, importanti, importanti. importanti, e questi qua dopo si mandano i tweet dicendo: oh, comprami la felpa. Cioè, questo per dire che se siamo all'italiano, piuttosto che all'europeo, piuttosto che al C'è invidia, mondiale, cerchiamo invidia, di tenere. Lorenzo, c'è l'invidia, c'è Spirito, l'invidia, no? c'è l'invidia. Ecco, però andiamo avanti, qua è una polemica lunga che noi, io e te facciamo da anni in privato. Vedremo se cambierà qualcosa. Chase Sexton, l'abbiamo detto prima, era un pretendente alla vittoria finale. Malcolm Stewart, lui invece ha cambiato allenatore, è andato con Eldon Baker.
insomma, ci regalerà delle emozioni quel ragazzo. si farà un salto di qualità. Non vedo l'ora, io sono che aspetto, lo tifo, dico dai, 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 e io debole per stewardess. Eh sì, un grande ha avuto a che dire con Marvin Musquin su un'entrata che ha fatto Marvin, Illegale. anomala da parte sua. Non so se è successo qualcosa prima, ne parlavo con un altro ospite in un'altra trasmissione e ho detto andrò a vedere la gara per vedere se c'è stato qualche contatto prima, ma non mi sembra di averlo visto, per cui da Marvin non me l'aspettavo. Poi buono tutto, non sono qua a criticare Sì. a quel Però è livello. andata un po' troppo aggressiva anche come dire, la reazione di Malcolm è stata molto È accesa. bello carico, eh. Questo ci fa capire che non era per niente d'accordo e quindi magari questa entrata è stata anche un po' ingiustificata perché se io Eh sì. faccio qualcosa a te e tu mi entri così non reagisco, dico quasi con Infatti. reazione altercata. Anche perché Malcolm è sempre stato corretto, educato sempre con tutti, molto simpatico anche Vedrai lui. se ha l'occasione di ridargliela cosa succede. Vorrei ricordare un Spero di no, perché episodio. le due taglie dei due piloti sono un po' a sfavore di Esatto. Musquin. Vorrei ricordare un episodio, non so se ce l'hai in mente come frame di filmato, dove un Jason Anderson è andato, ha portato un po' alto, non è andato addosso, ha portato un po' alto Malcolm, Malcolm. aveva l'onda che la curva dopo gli è saltato addosso. Non so Sì, se... gli ha lanciato praticamente la moto addosso. È uno Esatto. che non, cioè, si fa rispettare sicuramente. Poi cosa dire degli altri? Sansarulo, poverino, con la spalla che entra Niente, e amare. esce, ha fatto una gara per me stupenda perché la sofferenza che ha patito questo ragazzo è arrivato undicesimo appena appena fuori dalla Ma top è stato quarto per la ten. maggior Eh parte sì, della gara, la cioè. dice veramente lunga. Parliamo di Tomac, Malissimo, secondo me. stessa mia Io l'ho visto alle impressione. prove con la moto tutta smessa così, non dicevo, ma dove va questo? Brutto da vedere sulla moto. Prima gara, ripeto, non siamo qua a Sì, criticare, è ok, ma... Fanta Supercross. Però la prima gara ho detto, boh, lo immaginavo un pochettino più a posto. Sì, sono d'accordo. Stessa cosa per Anderson, Anderson l'ho visto veloce, ma un veloce, po'. però non, un po' messo male, non lo so, almeno questa qua è la mia impressione da Sì, appassionato, magari, eh. sai anche Adriano, magari dobbiamo un attimo ancora rifare l'occhio sui nuovi colori, sui nuovi abbigliamenti, che magari, sai, tutti diversi, tutti colorati strani, li vediamo un po' più, cioè, Strani, li viventi, vediamo un po' più strani vivi. proprio. Esatto. Max Anstey è arrivato 14esimo, sono contento con lui, in sala alla Anch'io. KTM, ragazzo Esatto. simpaticissimo, disponibilissimo, senza tante menate. Io per fare le interviste ci impiego 16 anni per riuscire a mettere insieme i personaggi e poi ho gli amici come Lorenzo che invece basta mandargli un messaggio, Sì, cioè, dai, più o meno, Nano, come stai? E sono pronto, pronti via. Per Comunque cui io anzi l'ho messo nel mio fantasy, come la prossima wild card, sai che si può giocare alle fantasy dei risultati. presente, avevo Come messo Ferrandis, no, wild card? come Ah, vincitore del main, Sexton secondo, terzo Webb, quarto Roczen. Insomma, è stato un azzardo. Perché tutto l'anno scorso mettevo sempre Ferrandis vincente, hai capito? Però non ne ho azzeccata niente. Io mi sembra che ho messo Sexton. Ah. Ho messo Sexton, Webb, Roczen, Tomac Anderson e Stewart. e No, Stewart. Tomac, ripeto, non, per il momento non mi esalta, non ma l'ho verrà visto. fuori anche perché anche l'anno scorso ha avuto un po' da fare. Sì. Cosa dire, Lorenzo? Tu come stai in Io, beh, generale? un mese che non vado in moto perché la spiega vuole che col periodo del Covid, no? Che tra l'altro solo in Italia abbiamo questi ritardi sui materiali spaventosi. Stavo aspettando, siccome un po' di sponsor da Sunstar, stavo aspettando delle Certo. catene.
voluto tenere una catena un po' di più, non tanto, parliamo di 12 ore al posto di 10, si è rotta e ha fatto il solito disastrino, per cui il motore, tira giù il motore, metti sul motore, smonta il motore, rimonta il motore. Ho rotto la cassa filtro completa, quindi prendi i minuti nel cestino. La catena è entrata dentro i carter, ho rotto la pompa della frizione, i carter, soltanto che l'ho rotta alla vigilia di Natale, ovviamente. Buon Natale, Lorenzo! Di solito succede, lo sai a che cosa anche? Alle caldaie. Ecco, hai visto? Sempre... mi chiami a me se ti succede. Va bene, che così facciamo due chiacchiere. E niente, quindi, guarda, sto ancora aspettando i pezzi, ho chiuso il motore l'altro giorno, io non ho chiuso, Tomasi mi ha chiuso il motore, certo. E sto aspettando ancora la cassa filtro e la pompa della frizione, perché Kawasaki riapriva al 10 per avere i ricambi. Sì, anche perché i ricambi purtroppo tardano, tutte le marche sono indietro nelle consegne, per cui... Esatto. Vite incrociate, campionato 22 italiano. Allora, intanto ho un 4,50 e sto girando con quello. Devo dire che mi sto divertendo tantissimo. Perché va finalmente una moto che va forte. Dico, adesso la moto non è il problema. Il problema è starti attaccato. E, no, diciamo che la mia idea sarebbe quella di fare l'italiano MX2 e l'italiano Supercross, poi ovviamente qualche gara di Supercross in giro per l'Europa. Certo. Il tutto cercando di contenere più spese possibili, quindi se mi vedrete arrivare in pista col furgone decapotabile perché ho voluto risparmiare sul tetto, sono io, perché voglio cercare di veramente risparmiare il più possibile per magari riuscire a pagarmi un'altra stagione negli Stati Uniti. Quindi questo vuol dire una moto per me in Italia, una moto, come usate, le sospensioni me le farà Liner, grandissimo, mi sta dando una mano, e basta, fine. Bene, per cui noi ti vogliamo vedere al via, io sarò presente, per cui ti seguirò con un occhio di riguardo, anzi con due occhi di riguardo, e... Teniamo le dita incrociate un po' per tutto, per vedere una stagione che parta nel migliore dei modi e con più tranquillità, senza tante restrizioni. Senza tante... Vediamo, io ho visto, ce l'ho, mi mancano... Anch'io. Vediamo, dai. Vediamo. Va bene. Ormai andiamo a fare una gara e facciamo un sacco di video e foto per Instagram. Ottimo, spero di essere uno dei presenti, appunto. Speriamo. Nei video tu mandameli, che io li mando in onda. Va bene. Cosa dire, rimonta il motore e tieniti pronto per la mia caldaia. Oh, grazie Lorenzo, e alla prossima. Avanti tutta, big. Ciao a tutti. Ciao. To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just... Amici al cuore tassellato, come promesso, sono in compagnia di Enrico Tomasin della Tomasin R&D. Ciao Enrico, come stai? Ciao Adriano, ciao a tutti, buongiorno a tutti. Ti vedo bello brandizzato, per cui siamo pronti a rivivere un pochettino anche il tuo passato, perché dietro, come vedi, lo sfondo dell'Angel Stadium, prima prova del campionato Supercross 2022, gare magnifiche, qualche infortunio di troppo. Sì. Enrico, come stai prima di tutto? Molto bene, guarda, molto bene. Sono un po' stanco, mi direte, cavoli, ma sei già stanco dopo le ferie? Ma io non ho mai fatto ferie. Quindi... Siamo in due. Siamo in due. Pieno rendezvous, ecco, siamo in pieno rendezvous. Vedo le tue spalle l'Angel Stadium. Parecchi ricordi all'Angel Stadium. Quindi, ecco. Con Angelo Pellegrini che salutiamo. Angelo con tutto il team, con Chad Reed, quando lavoravo là per loro, no? Con Chad Reed, con il team Pro Circuit, ecco, sono stato 2 anni in America, quindi
Ho potuto conoscere l'Angel Stadium molto bene. Bene, entriamo subito a bomba nella classe 250. Sì. Avevamo previsto una grande gara di Curtin Nichols, purtroppo nella heat ha fatto una bruttissima caduta sì. sulle hoops e si è fratturato tutte e due le mani, per cui dovrà essere operato. Ha vinto il suo compagno di squadra Christian Craig, 35 anni se non sbaglio, 36, grandissima gara da parte del portacolori Yama. Eh sì. E posso dire che comunque mi ha molto stupito, e non avevo mai sentito parlare di Freeze, no? Vince Freeze, correva nella 4.50 gli anni scorsi, ha fatto un passettino indietro nella 250 e ha dimostrato di andare veramente forte. Ha fatto una partenza in testa, comunque non è facile, comunque con tutte le moto ufficiali, Yamaha Racing, insomma sono tutte moto performanti, KTM eccetera eccetera, ha fatto una bella gara, comunque bella, la 2.5 a me non è per niente dispiaciuta, sì. Tra lui, tra Christian Craig, ecco insomma. Seth Hamaker, tra parentesi, è un giovanissimo, anche lui con Kawasaki, per cui nei primi tre posti troviamo tre moto differenti. Grande debutto da parte della nuova Honda CRF 250R in versione 2022, sia con Hunter Lawrence, fratello del più famoso Jet Lawrence, che purtroppo si è infortunato fratturandosi un po' di costole. Ah sì, l'ho visto, sì. E correrà chiaramente nella costa est. John Shimoda, purtroppo bruttissima partenza, si è incastrato sotto il cancelletto, però ha fatto un recupero veramente grande, è un pilota che a me piace veramente tanto come stile. Sì, l'ho visto, sono venuti su, tra l'altro, tra lui e Hunter Lawrence, sono venuti su, vabbè, erano distanti, però comunque sono venuti su tutti e due con un buon passo, diciamo che comunque se hanno ancora un paio di giri, potevano arrivare addosso il quarto, quinto, lì forse c'erano. Sì, anche perché poi c'è Merchbanks che è arrivato quarto, Mosman appunto sesto, con la Gas Gas, tra parentesi. Grande debutto in 250 da parte di questa casa. Certo. E così. Grande rammarico per quanto mi riguarda di non vedere al via il mio amicone Lorenzo Camporese, che purtroppo quest'anno non è in dirittura d'arrivo per fare il campionato Supercross. Saltiamo un pochettino alla 450. Volevo aggiungere una cosa però. Vai. Aggiungere una cosa, è una mia riflessione personale. Il rimescolare di queste carte, no? Chi passa dalla 4.5 alla 2.5, chi passa dalla 2.5 alla 4.5, dà sempre un po' di luce, dà sempre un po' di fuoco per poter fare un po' di bagarre, per rimettersi di nuovo in luce. È quello che secondo me al Mondiale Motocross stiamo totalmente perdendo. Questa è una cosa bravo, che mi dispiace. Bravo. Capisco la far emergere i giovani, tutto quello che vuoi, però comunque ci sono le categorie minori che servirebbe l'europeo, sarebbe la 125, però il mondiale, l'MX2 e l'MX1 devono essere liberi, cioè uno deve, secondo me, deve poter correre di però. Qua, di là, se si infortuna uno, girare, mescolare le carte, il bello è questo, è trovare la capacità anche nei piloti di potersi adattare un anno, un 2.5 o qualche gara. Però. Sono d'accordissimo. Piccolo appunto che volevo fare. No, ma è un appunto molto particolare che può portare solamente benefici. Purtroppo c'è una parte di chiusura così verso appunto questo indirizzo, sia da parte della federazione che da parte degli organizzatori. Tutti si stanno impegnando per fare il meglio, però sarebbe bello anche vedere una piccola rivisitazione per quanto riguarda i regolamenti. 4.50, incredibile. Ken Roczen che si porta a casa la prima vittoria della stagione, guidando chiaramente come... Non dico solo lui sa fare, anche perché è la prima gara, però porta una gara importantissima in tasca.
comunque pronti via due Honda, sia lui sia Sexton, tutti e due davanti lì, comunque hanno fatto ben pensare che hanno comunque fatto molto bene le moto, hanno fatto due belle motorette. Peccato per Sexton, ecco, insomma, un po' così. Purtroppo le gare sono anche queste, un po' di foga, un po' anche di contatti, anche perché abbiamo visto un contatto anomalo tra Marvin Musquin e Malcolm Stewart. Sì, ho visto. Non è da parte di Musquin fare dei passaggi, no, dei block pass così cattivi. No, secondo me sto revisionando la gara per vedere se c'era stato magari un contatto in precedenza tra i due, okay, per poter scatenare, però per il momento non ho ancora visto niente. No, non ho visto, adesso mi ricordo la posizione che ha finito Marvin, però quarto. Ecco. E Malcolm Stewart settimo. Però non mi sembrava avesse questo passo così veloce da poter andare davanti, almeno guardando anche i tempi, vero, non l'ho visto così incisivo. Dopo la prima gara, tutto vuol dire anche sì, a modo di assolutamente dire. Sì. Però, ecco, chi mi ha un po' anche non colpito, però sapevo il potenziale, comunque, è Cooper Webb. Sì. Pian pianino è arrivato lì, comunque poi è indietro anche lui, perché sì, mi sembra che sia partito intorno alla 11-12, lui deve essere partito. Sì, era indietro, era oltre la metà, per cui quindi dopo, se venire su da lì non è proprio così semplice, cioè tutti no. davanti lì sono tutti van forte. Tomac, invece l'ho visto proprio. Tomac, lo sai che cosa? Non l'ho visto messo bene sulla moto, non lo so, mi sembra che sia un po' goffo. Adesso prendete tutto col beneficio di inventario, parliamo tra appassionati come se fossimo su un campo da cross normale. Non l'ho visto benissimo. Poi la prima gara, io non voglio dare giudizi durante questo primo round. Vedremo poi nel proseguo, vedremo poi appunto sabato prossimo a Oakland che cosa succederà, però non l'ho visto benissimo. Sia anche l'altro francese, Anderson. No, Ah no, sì, mamma National mia. 2021. Sì. Cavoli, io mi ricordo Oh, ex mamma mia. francese, ma non mi viene in mente. Ferrandis. Abbiamo avuto un blocco totale. Lavoriamo troppo, lavoriamo. Anche lui mi è proprio parso un po' in difficoltà, anche lui. Secondo me ha avuto un po', non lo so, però mi dà questa sensazione che comunque col 4,5 Yamaha nel Supercross sia un po', non difficile, ma sia un po' più ostico. Particolare, forse che va meglio nel National sulle piste tradizionali, ma anche lì vedremo un pochettino, perché Ferrandis non si lascerà scappare il campionato facilmente. Sicuramente, sì. Justin Barsha che fa un altro podio, prima gara, terzo sul gradino appunto più basso del podio. Marvin Musquin quarto, Chase Sexton quinto, dopo qualche contatto anche per lui e dopo aver vinto una heat, per cui è ben centrato sull'obiettivo che deve raggiungere. Rivediamo Malcolm Stewart che arriva settimo, anche lui molto ben preparato, quest'anno è con Aldon Baker per la preparazione, per cui sicuramente sarà messo sotto pressione a livello fisico e mentale
da questo generale che impone determinate regole. Rivedo molto volentieri anche John Savaggi, che era rimasto fuori appunto per gli infortuni negli anni precedenti, è tornato in sella alla KTM e porta a casa un bell'ottavo posto. Plessinger sfortunato, anche lui caduto un po' di volte, recuperato e ha terminato nono. Adam Sansarulo che arriva undicesimo, purtroppo però con la spalla che entra e esce ogni 30 secondi, per me ha fatto veramente il massimo soffrendo. Tornando poi sul fatto di Ferrandis, ho avuto notizie che ha avuto dei problemi con il freno anteriore, col freno posteriore. Ecco. Questo qua con il beneficio di inventario, anche perché non essendo sul posto è difficile poi commentare questi disagi. Una nota tecnica sul Supercross così. Ho visto che parecchi team di Line America stanno usando una pompa elettrica per il Vero. È di moda adesso. Sì, è di moda. Allora, obiettivamente è una cosa che avevamo affrontato un paio di anni fa, però non avevamo visto un granché beneficio come performance. Obiettivamente, togli i metri dal banco prova, non ci sono performance in più. L'unica cosa che mi sono dato una spiegazione, e comunque avendo anche dei clienti di Line America, e questo è un piccolo punto tecnico. Sì, ecco. Giusto. L'unica cosa è dovuta un po' al raffreddamento delle moto per la velocità che stanno facendo al Supercross, perché comunque se tu guardi adesso noi dalle notizie che abbiamo col GPS si sono ridotte le velocità sulle piste, sì, quindi sì. Secondo me riducendo la velocità sulla pista, secondo me hanno difficoltà di raffreddamento sì, perché comunque benzina americane, moto super compresse, motori tirati. Però scusa se ti interrompo un secondo, Enrico, però con le benzine super ossigenate, quelle di solito VP che la fa da padrone appunto nel campionato Supercross, anche la benzina cerca di abbassare il grado di riscaldamento del motore. Sì, però ti permette di poter osare di più con gli anticipi, con i rapporti di condizione e tutto quanto. Cioè, anche perché buttare un motore a 60-70 gradi, anzi, perdi potenza. Sì, però comunque contenerlo negli 80-85 massimo gradi, secondo me è giusto. Certo. Non è sbagliato, ecco, insomma. E comunque infatti, La velocità secondo me si è ridotta nel Supercross, quindi bastano 5 km orari in meno in tutta la pista, che comunque vuol dire che la temperatura va su parecchio. Ecco. Anche perché abbiamo visto delle UPS che per me non erano UPS, erano dei salti praticamente, cioè veramente una cosa incredibile. Quella sezione lì, in effetti nessuno se lo aspettava alla prima gara di Supercross, una sezione così massiccia. Massiccia, no? Però gran bel campionato come al solito, grande lavoro da parte della Feld, della Monster per portare appunto questo campionato sempre più in alto. E soprattutto vedere lo stadio quasi pieno non è sempre, è un grande, è una botta di ottimismo verso un futuro che dovrà essere molto più libero di come lo vediamo adesso. Diciamo ieri sera un punto della situazione con un mio amico, una chiacchiera così da bar, fatta così da me. Certo. E pensavo, ho detto, l'Angel Stadium sicuramente tra i 90 e i 110 mila persone ci stanno tutti dentro lì, se non di più, sono solo la quota. Sì, sì, quota i 75 mila e i 90 mila. I 90 mila ci stanno tutti dentro. Insomma, stiamo parlando di un'altra cosa. Anche per i piloti, per tutto e per tutti. Il motocross mondiale, vediamo 5.000 persone, punto di domanda? Facciamo una domanda, diamo una risposta. Allora io farei la domanda a qualcun altro. faccio fatica in effetti. Come facciamo a trovare
una possibilità economica per piloti, team e quant'altro quando c'è un divario di minimo 70.000 paganti tra i due tipi di Assolutamente sì. campionati. E Come è possibile? abbiamo per fortuna Possibile una copertura non in Italia purtroppo, ma all'estero, insomma, abbastanza presente, 62 paesi al mondo che divulgano le immagini del motocross, però è ancora poco. C'è ancora tanto, tanto da fare, Enrico. Purtroppo finché non ci togliamo via i ricordi del passato e affrontiamo un futuro che è diverso e ci sono possibilità di lavorare su questo. Vedremo. Vedremo un pochettino come partirà poi a febbraio il mondiale, partendo dagli internazionali d'Italia e poi andando avanti. Sperando che parte a febbraio. Non volevo dirlo, sei cattivo, No, no, sei reale, stiamo cercando per di cui. pianificare anche noi tutti gli altri tutte le cose, È quindi è vero, un po' non è complicato. semplice, Oggi non è non semplice. Torniamo un attimo nel tuo. Grande collaborazione da parte tua con AIM per quanto riguarda la parte elettronica, c'è qualche novità, stai lavorando tantissimo, non solo sulla moto da cross, ma sulle moto da supermotard, sull'enduro e quant'altro. Sì, beh, abbiamo. Avevamo parlato già durante la prova che abbiamo fatto con Roman Yelen, appunto sulla mia moto sul 250 2022 Honda. Abbiamo trovato beneficio, ho trovato molto molto piacere nell'usare la tua mappatura con quella centralina. C'è Certo. qualche novità che bolle in pentola ancora? Sempre. Ma allora, adesso abbiamo chiuso, le novità sono sempre, no? Però ecco, abbiamo chiuso tutte le moto oggi e questa è una cosa che mi fa molto piacere, tutte le giapponesi, le austriache, per tutte le specialità, quindi adesso stiamo andando avanti per discorso, abbiamo finito gli enduro, adesso stiamo finendo l'Honda, l'XR o la L che sia, L, ecco. quattro e mezzo. Adesso tra ieri e l'altro giorno insomma, abbiamo pubblicato anche, stiamo finendo anche il kit d'opinionatore per la tua moto, per l'Honda CRF Certo. 5022. Poi ecco, abbiamo voluto fare anche così, è la prima volta che mettiamo alla luce del sole anche una comparativa fatta in maniera totalmente realistica, ecco, per chi ben di lungo. Ecco, insomma, fatta veramente in una maniera veramente molto corretta, devo dire la verità, perché Certo, ma non anche siamo perché partiamo da molto. una coscienza onesta, nel senso che Esatto, raccontiamo quello che vediamo e quello che è reale, senza truccare, tra virgolette, nessun dato. Per cui esattamente. parlane, parlane. No, ecco, abbiamo voluto fare questa cosa qui, l'abbiamo pubblicata sui social. Abbiamo voluto prendere una moto di riferimento, comunque il CRF 250 2022, e abbiamo fatto una comparativa con le tre centraline di riferimento, no? La Certo. centralina standard, che comunque Honda ha fatto un grandissimo lavoro, Sì. la Vortex e la AIM. Ok, abbiamo fatto Certo. queste tre comparative qua. È ovvio che dopo ognuno può pensare che tutti possano tirare l'acqua al proprio mulino, questo è chiaro, però No. abbiamo voluto fare comunque una cosa molto reale, togli, metti, non è come sostituire un pistone sul banco prova che ci vuole Vero. del tempo. Per cambiare una centralina, soprattutto sulla nostra sala che è climatizzata, eccetera, 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 I comunque, dati sono costanti per cioè, tutte. comunque niente da togliere a Vortex, niente da togliere alla centralina originale, ma mi dispiace, la nostra va più forte. Posso dire, ho visto i dati, mi hai passato i dati, in effetti è così, e Esatto. poi ognuno può trarre le proprie conclusioni. Ragazzi, non Certo. siamo mai a spingere da una parte o dall'altra. Questi qua sono i dati reali, chi li vuole vedere può andare sui social, li ha pubblicati. È un Esatto. po' come quando facciamo un pochettino le comparative con la trasmissione. Io dico sempre, ragazzi, scegliete la moto che vi piace di più e quella dove siete più a vostro agio. Poi, se posso spendere una parola in più con le persone con cui collaboro, anche perché è il grande lavoro
e non sto qua a dilungarmi, insomma lo faccio volentieri, non è un problema, però ognuno scelga la propria strada e che si trovi bene poi andando in pista, sempre in sicurezza, mi raccomando. Per cui ricordiamo anche un fatto bellissimo di AIM, perché poi potrai mandarmi in futuro anche tramite internet mappature nuove che io posso scaricare e inserire sulla moto senza tanti problemi. Questo qua è un passo veramente importante che solo AIM fa in questo momento. Questa qui è una cosa che è veramente più di 10 anni che sto ricercando, perché il nostro problema qual era? Era trovare una connessione con te che sei a Brescia, con quello che è in Italia, con quello che è dall'altra parte del mondo, in America e quant'altro. Quindi dico, noi questo pomeriggio, questa sera alle 7, siccome ci sono 9 ore di differenza in California, ok? Noi questa sera siamo qua, stiamo mappando delle moto in remoto. Ecco, incredibile, questa cosa qua è incredibile, perché è Formula 1 questa. Questa sera ti dico, noi questa sera vogliamo documentare tutto tramite video, ok? E facciamo vedere effettivamente la moto che corre dall'altra parte del mondo, ok? Acquisiamo i dati, li modifichiamo da qua, rimappiamo la moto, vanno dentro un'altra sessione di pista, e quindi ecco, insomma, è una cosa. Ma dove il tecnico quando ha un problema può in tempo reale interagire con te e con voi. Ma non e di conseguenza tecnico. Potete lavorare immediatamente sul problema risolvendolo a distanza. Esatto. Grande risparmio di tempo, grande velocità del risultato, esatto. Cosa volere di più? Esatto, ma è questa cosa qua non è solo per il tecnico, per l'officina, per il team e quant'altro. Anche per l'appassionato. L'appassionato che acquista una centralina da noi, ok, compra il programma, ok, che centralina e programma costano come una centralina Vortex, ok, per capirsi. Sì. Tutta l'assistenza in remoto, ok, free. Cioè, a costo zero da noi, quindi mappe, ha un problema sulla moto, può rompersi un sensore, può strappare un filo del cablaggio, cioè, gli diamo, noi riusciamo ad entrare, riusciamo a vedere effettivamente completo. Che tutto funzioni bene, cioè, vuol dire, hai un tecnico a disposizione a costo zero, ok, sempre a contatto. La tecnologia, il futuro di cui parlavo passa attraverso anche queste cose, no? Yeah. Cioè siamo talmente proiettati verso mondi paralleli che non pensavamo sconosciuti, solamente come dicevi tu 10 anni fa si è aperto un mondo incredibile. A me piace tantissimo, mi piace tantissimo il motocross di oggi. Non sono nostalgico, ho avuto la fortuna di vivere il motocross del passato a tutti i livelli. Sono contento di averli vissuti, ma sono proiettato verso il futuro. Chiaramente non hai detto che tu hai detto è tutto gratuito, c'è solamente la mia provvigione. No, ovviamente. No, scherzo. No. Da 999 euro in contanti. Scherzo, ragazzi, scherziamo un pochettino per me, per fare anche 2 risate. Speriamo che un po' tutta la situazione in generale si metta a posto per riuscire a, perché riusciamo a muoverci, insomma, più liberamente senza tante menate. Certo. Detto proprio papale. Dobbiamo uscire da questo tunnel. Assolutamente sì, e usciremo chiaramente velocissimi, grazie a chi? Enrico Tomasini, la Tomasini, R&D. Cosa dire, Enrico? Io ti ringrazio ancora tantissimo, avremo modo di parlarne ancora e durante tutto l'anno di tutti gli sviluppi che state facendo, e grazie ancora. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao. Appassionati, ben ritrovati in Motocross My Passion. Con questa sono qua con un'icona del mondo. La tabella rossa di Antonio Cairoli. Inizio di stagione in attesa della seconda.
revanche dell'MX2. 2017 vince il quinto titolo mondiale. Contraddistingue il 222 Antonio Cairoli. Benvenuto su Motocross Nation. A ninth title for Cairoli. He came home in second. Max Hemsty came home. E vi ricordo, Motocross My Passion c'è